Welcome to Garage Water! Ciao, sono Luca Lolletti e vi do il benvenuto su Garage Water Basic, il primo corso entry level gratuito online che approfondisce attraverso semplici video tutorial gli argomenti principali della ginnastica in acqua. Buon divertimento! Iniziamo a parlare del galleggiamento facendoci subito una bella domanda. Per quale motivo se immergiamo un cubo d'acciaio nell'acqua questo viene spinto verso il fondo mentre invece una barca, seppur molto più pesante del cubo d'acciaio, tende a galleggiare? Tutto gira attorno al concetto di densità, ovvero il livello di compattezza delle molecole che formano un corpo. Per cui se la densità del solido è maggiore di quella dell'acqua, nel nostro caso il cubo d'acciaio, questo affonderà. Viceversa, se la densità del solido è minore di quella dell'acqua, quest'ultimo tenderà a galleggiare. Di fatto la barca non affonda perché nel suo interno vi è presente uno spazio pieno d'aria che produce un unico corpo con la barca. E poiché la densità dell'aria è minore rispetto a quella dell'acqua, la barca non affonda. Il significato del galleggiamento è custodito nel principio di Archimede. Un corpo parzialmente o totalmente immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di liquido spostato. È quindi una spinta verticale in opposizione alla forza di gravità. Per l'essere umano, il galleggiamento acquatico è fortemente condizionato oltre che dalle capacità tecniche natatorie, anche dalla composizione corporea. Infatti, le persone con una percentuale maggiore di massa magra tenderanno a sentire di meno la spinta verso l'alto, mentre le persone con una percentuale più alta di tessuto adiposo riusciranno a percepire maggiormente la sensazione di galleggiamento. Questo accade perché le fibre muscolari possiedono una densità maggiore rispetto al grasso corporeo. Perché il significato di galleggiamento assume un ruolo fondamentale quando parliamo di ginnastica in acqua? In primo luogo è importante sapere che in funzione del livello di immersione la percentuale di peso corporeo percepito a carico delle articolazioni può variare. Immersi con l'acqua alle caviglie possiamo scaricare circa il 5% del nostro peso totale. Man mano che il livello dell'acqua aumenta, il peso percepito sulle articolazioni sarà proporzionalmente sempre più basso, fino ad arrivare ad uno scarico quasi completo con un livello dell'acqua fino al collo. Ad esempio, un soggetto di 100 kg immerso in una piscina con il livello dell'acqua fino al petto avrà una sensazione di peso percepito di soli 40-50 kg. Pertanto è facile immaginare come il movimento in acqua possa essere una validissima alternativa al lavoro terrestre, sia per tutte quelle persone che, soffrendo di problematiche di sovrappeso, troverebbero difficoltoso muoversi in condizioni normali, nonché in ottica di prevenzione e recupero dagli infortuni. Provare per credere! Bene amici, ci vediamo al prossimo video! Mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina così vi arriverà subito la notifica di tutti i nuovi video. Per informazioni dettagliate sul mondo Garage Water o sui prossimi corsi di formazione visitate il sito www.garagewater.com oppure la pagina ufficiale di Facebook. A presto!